notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. I nostri studi, sei tu. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille. Ciao, che bello, qui a Radio GRP finalmente un ospite che arriva dal Festival di Sanremo, anche perché tu sei il primo in da promozione, sì, perché sì, dopo sì. il festival arriva tutta il carrozzone del festival sì, sì, in promozione, sì, sì, quindi benvenuto. Grazie ragazzi. Ti sei rilassato? Sei riuscito rilassato a... mai. Come? No, non sei riuscito a prenderti un momento, perché il carrozzone di Sanremo è impegnativo. No, in realtà ho fatto giusto un giorno e mezzo di relax, poi comunque sono voluto tornare anche subito in studio io a far musica perché ne avevo proprio bisogno. Ho fatto questi mesi proprio focalizzato solo su Sanremo, sai, Sanremo. Ecco, come bisogno. Ci si prepara a Sanremo? Si fa training? Sì, training, autogiro. No, però prove più che altro, no? Queste cose qua per diciamo cose un po' più tecniche, poi tantissime cose. Io mi sono sempre chiesto, ma cioè ti fai, non so, seguire da un insegnante di canto, da un vocal coach? Sì, sì. Quindi ti alleni in continuazione sia a livello tuo singolo sia poi con chi suona, insomma, per... Sì, esatto, cioè preparazione con il vocal coach, poi capire tutte un po' la parte con l'etichetta, sai, strategica, bla bla bla. Ah, c'è una strategia! Certo, la strategia. Io volevo ringraziarti. Però comunque di cuore. Io volevo ringraziarti perché mi hai fatto fare faville al Fanta Sanremo, cioè io ti avevo in squadra e sono... No, guarda, ti giuro, sei stata la mia più grossa soddisfazione. ma infatti, guarda... Guarda, non fosse stato per Marco Mengoni che vinceva anche il Fanta Sanremo, facciamo la cosa clamorosa dell'essere primo al Fanta Sanremo e ultimo a Sanremo. Per un momento lo siamo stati, però... Ecco, ricordiamo in effetti che lui è arrivato nel magico posto che tutti vorrebbero, perché arrivare terzo ultimo, quarto ultimo, no, a metà non serve a nulla. Ultimo invece o primo, è quello, ma meglio ancora ultimo. Anche perché tra l'altro è ingiustificato dal mio punto di vista e per il mio gusto personale questa posizione, però come diceva Joe, oggettivamente stare laggiù, a parte che ha portato molta fortuna in passato a grandi artisti, certo, ma poi sicuramente si fa notare. Allora, l'esperienza sanremese l'abbiamo passata, sì, ok, hai fatto tutta l'altra fila, certo, e va bene, però a questo punto bisogna concretizzare e arrivare, sì, al dunque. Cosa succederà? Allora, innanzitutto è uscito l'EP, quindi era uscito durante i giorni di Sanremo, già lì, quindi è già una cosa di me che si può ascoltare, no? Un po' più attuale, diciamo, del mio percorso. E come ho detto prima, io adesso che sono tornato sono focalizzato su far uscire altre cose, altra musica, no? Sono veramente focus sul fare musica, perché questo mi fa stare bene e comunque voglio concretizzare, come dicevi te, questa cosa che è arrivata di Sanremo. Sono cosciente che c'è del lavoro da fare, no? Da testa bassa. E sono curioso di sapere, visto che insomma sono andato ad ascoltare un po' di cose tue, vabbè, la tua radice è una radice rock, ma rock estrema, che si avvicina molto al punk, no? E secondo me anche nel singolo di Sanremo in qualche modo si è sentito, certo, una cassa molto presente, certo, ma se uno andasse a sentire quello che hai fatto nel passato, oggettivamente è roba forte, molto molto, sì, molto d'impatto. Allora, quando mi dici lavoro, sì, cose nuove, beh, sei stato camaleontico. Dove andrei a finire adesso? Ma guarda, adesso c'è il mio percorso. Prima era molto più, sai, ragionavo la musica molto più scomposta, nel senso facevo una volta il pezzo così, una volta il pezzo cosà, no? E di diversi generi. Adesso sono più nel mindset, come si dice, e cercare di portare tutte le mie influenze però nei pezzi, capito? Quindi magari ci metto sempre un po' l'anima punk, però anche quella pop, ci metto il momento un po' più, come dire, urlato, però anche quello più soft, però in un singolo pezzo, capito? Adesso andremo a sentire tra poco il pezzo che hai portato a Sanremo, la cover, esatto, sì, non il tuo lo sentiremo dopo, yes, ma la cosa che più di cui più avevi paura a Sanremo? Le scale, no, scherzo, sì, col tacco sono difficili, esatto, da scendere, col tacco erano difficili, no, la cosa di cui avevo più paura era, ma banalmente, proprio, cioè, il palco, ma perché proprio quando arrivi lì e senti che ti annunciano, apri gli occhi, c'è il pubblico, l'orchestra, bla, cioè fa effetto comunque, quindi quello era il momento, però poi superato quel momento quando iniziavi a cantare, no, vedi che non capivi. Non avevi paura di dimenticarti le parole? Sai, no, i grandi l'hanno fatto, no, uno, cioè, non avevo troppa paura, cioè non ci ho proprio pensato. Poi comunque hai il gobbo davanti, quindi però il gobbo secondo me crea instabilità, perché se cominci a guardare, esatto, se cominci a guardare il gobbo, bravo, bravo, e poi ti distogli un attimo, poi è un casino, perché poi hai bisogno del gobbo. Hai ragione, effettivamente. Ma infatti io
cioè quando me lo chiedono vuoi il gobbo, io dico sempre di no, cioè non lo guardo neanche, se me le devo dimenticare me le dimentico. Andiamo a sentire quello, andiamo a sentire quello che hai portato a Sanremo e la cover Charlie Falls Surf su GRP, sei tu. Let's go. GRP Charlie Falls Surf, naturalmente nella versione di Setu che abbiamo qua in studio. Allora, Setu che mi stava raccontando appunto, perché gli ho chiesto, ma tour, date, lui ha detto quest'estate finalmente faremo i festival. Eh sì, quest'estate adesso a breve annunceremo, però quest'estate si girano un po' di festival, insomma si va in giro. Hai voglia di fare live? Sì. Tantissimo, tantissimo, anche perché saremo... Vado, faccio live con full band, tutta band, cioè quindi saremo io, mio fratello, chitarrista e batterista. Quindi sarà... Sì, perché ricordiamo, ma non tutti lo sanno, tu hai un fratello gemello, con cui hai scritto il pezzo con cui ti sei presentato a Sanremo. Esatto, il mio fratello gemello è il mio produttore, quindi tutto quello che sentite è opera sua a livello musicale, da le cose banalmente dalla registrazione alla produzione al master, mix, tutto. Ci vuole un gran feeling, perché solitamente sai, si dice ad esempio nelle coppie non portare mai tua moglie o tuo marito sul lavoro, perché poi sennò ve lo portate anche a casa. Essere fratelli e lavorare a questa cosa è veramente complicato. No, è vero, è vero, ma infatti lo facciamo, cioè è possibile questa cosa, ma solo perché noi siamo quel tipo di gemelli proprio sempre d'accordo, capito? E quindi non, cioè, abbiamo... non litigate mai? Non per la musica, cioè per altre cazzate, per le donne, per le donne, esatto, esatto, per le donne e per le pulizie in casa, eccolo lì. Allora, cause perse, quando ho sentito il testo ho detto l'ha scritta per me, per Joe, cioè no, perché noi siamo quante volte noi ci siamo definiti, no, non sto scherzando, sei tu gli artisti, cioè, delle cause perse. Sì, no, addirittura al telefono ogni tanto, quando vabbè in passato magari ci proponevano delle cose, dei lavori, no? C'era, insomma, parecchio giro, e io dicevo sì, ma sempre cause perse ci proponete, cioè quando c'era qualcosa di difficile con pochi soldi chiamavano noi. Certo, infatti Sanremo la stessa cosa con me, ha chiamato me perché causa persa. No, non è vero, non è vero, guarda, così come ho scommesso su di te al Fanta Sanremo, io scommetto anche per quello che verrà tra poco, perché secondo me è uno che è un ragazzo che ha un background veramente invidiabile, tosto, ha cose da dire, insomma, e poi ha un'immagine molto tutto forte. Tutto questo solo perché è ligure come te. Esatto, siamo liguri, quindi c'è empatia. In realtà è pure genovese, savonese, quindi ci deve essere un po' di rivalità, quindi è sincero. È sincero, ah, okay, no, vabbè, giuro. Senti, l'anima dark che ti porti dietro, sei veramente molto molto dark, e questo mi piace. In che modo si riflette anche nella tua musica? Ma cioè sono sempre stato, cioè alla fine se tu che sei ligure lo sai, noi liguri siamo un po' malinconici, mugugno, queste cose qua, quindi in generale penso che ce l'ho un po' dentro le vene. Poi Savona è una città anche un po' scura, così, no, bella tosta, quindi questo anche facendo il pop, capito, mi porto sempre dentro un po'. Secondo te, questa presa male, quando io penso a Savona cosa penso? Dì la verità, io arrivo dall'autostrada e vedo sempre le ciminiere, le due ciminiere bianche e rosse. Ma guarda che una condanna per noi liguri, quando si dice, quando pensi a Genova cosa pensi? È l'autostrada che passa in mezzo alla città, cioè non si riesce a vedere nient'altro. Anzi alla casa lavatrice con gli oblò. Certo, no, beh, le ciminiere di Vado Ligure sono istituzione. Sono istituzione, anzi le porto nel cuore. Vabbè, io veramente auguro a Setu il meglio e sono sicuro che sarà una grande avventura, un grande viaggio quello che è partito con Sanremo, perché ti ha conosciuto a Sanremo, soprattutto le generazioni un pochino più attempate. È stato il bello di questo festival, conoscere nuove generazioni di artisti. Io ti faccio invece una domanda alla Marzullo, non l'ho mai fatta prima. No, ti prego, no, non sto scherzando. Del testo della canzone che andremo a sentire su Cause Perse, a me piace molto questo testo. Grazie. Qual è il pezzo che piace di più a te? Testa di me. È vero. Perché mi sono chiesto. È come testa di culo, no? No, me la sono. Allora, testa di me. Ok. È una cosa che ti hanno detto o che tu ti dici? Perché è forte. No, l'ho pensato. Perché mio padre è avellinese, no? Tipo, mi dice sempre: tu sei una capa e merda. Okay, quindi, cioè... E quindi te la sei portata dietro. Va bene. Noi ringraziamo Setu di essere stato insieme a noi. E andiamo a sentire il singolo, che mi piace un casino. Cause perse su Radio GRP. Ciao. Ciao Setu, grazie. Ciao a voi, ragazzi. GRP.